sono tutte scritte su due binari, su uno ufficiale, un binario anche per minori di anni 14, e un altro binario, un po' così, volendo esagerare, a luci rosse per adulti. Noi non dobbiamo perderci nelle cose banali. Noi abbiamo un compito da tramandare. Prima di tutto dobbiamo recuperare il repertorio verdiano. La Scala ha il dovere di riproporre un discorso critico su questo autore, discorso che porterà poi a capire, con la formazione di nuovi interpreti nel futuro, di un nuovo concetto del canto. Molte di queste storie delle opere napoletane sono storie che sono pretesti. C'è la gelosia, c'è l'amore, c'è il tradimento, c'è il duello, c'è l'ubriacatura. Ci sono tanti elementi che poi servivano ai cantanti dell'epoca di sfoggiare le loro qualità canore e le loro qualità teatrali drammatiche. Tant'è vero che si legge nelle cronache dell'epoca che quando cantavano questi cantanti non si capiva certe volte bene dove finiva il canto e dove cominciava il parlato. Loro cantavano parlando.